Un omicidio bruttissimo quello che ha colpito Giulia, che colpisce l'Italia, ci commuove moltissimo. La commozione di Enza Amato, presidente del Consiglio Comunale di Napoli, è quella che ha spinto circa 1000 persone tra istituzioni, associazioni, sindacati a scendere in piazza per dire stop alla violenza sulle donne dopo l'efferato omicidio di Giulia Tramontano e del piccolo che aveva in grembo. Dolore e rabbia, piazza del plebiscito, nelle parole della rappresentante dell'Aula di Via Verdi, ma anche di Ilaria Perrelli, presidente della Consulta regionale per la condizione della donna, e di Giovanni Sgambati, segretario generale della UIL Campania. È evidente che le norme ci sono, ma è evidente anche che non bastano e probabilmente dobbiamo renderci conto che la certezza delle pene, la durezza delle pene e soprattutto il rendere in maniera plastica ancora più forte a livello sociale, a livello normativo, che uccidere una donna è uccidere la società intera. Si scende in piazza intanto per confermare e testimoniare la forza dell'azione delle donne, perché era da tempo che le donne non scendevano in piazza e noi abbiamo sentito l'esigenza, dopo il femminicidio di Giulia, di far agire la forza delle donne, quindi intanto questo. Poi si scende in piazza perché noi riteniamo che la repressione da soli non basti, che c'è bisogno di affrontare il problema dal punto di vista culturale. Io penso che gli uomini si dovrebbero interrogare, che in questo modo non si va da nessuna parte, quindi è giusto esserci per ricordare, ma soprattutto per continuare a batterci affinché la parità non sia una parola astratta ma sia un fattore concreto. Dall'assessore comunale alle pari opportunità Emanuela Ferrante, l'invito alle donne in caso di necessità a rivolgersi ai centri antiviolenza. I nostri 6 centri antiviolenza sono sempre operativi in tutti i momenti, i minuti anche di notte, quindi tutte le donne che avessero bisogno e non avessero il coraggio per andare direttamente dalle forze dell'ordine vengono da noi, trovano accoglienza, ascolto e sicuramente supporto e indicazioni.